voi mogli state sottomesse ai mariti. Come ecco, conviene. Ci piace. Tabone, che ti ha detto devi star zitto, vabbè. Ascolta tutto. Questa... 85 anni, eh! 85 anni! Speriamo ci arrivo anch'io a 85. Da qua su, sì? Conquistato un'altra volta. Ecco. Lozzole per la pace. Voi mogli state sottomesse ai mariti come conviene al Signore. Voi mariti amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi figli obbedite ai genitori in tutto ciò che è gradito al Signore. Voi padri non esasperate i vostri figli perché non si scoraggiano. Ottimo. Vero? Sì. Una volta se andava via il paese la roba la si aveva tutti in casa. Tutto qua, solo raramente scendevano a valle, no? E scendevano per che cosa, per esempio? Per prendere un litro d'olio, un chilo di sale. E adesso la roba. Noi qui abbiamo avuto la fortuna che era un podere che si viveva bene. Ma l'olio e il sale lo usavano anche come conservante o anche solo per mangiare? Solo mangiare. Ah, ok. Ah, ok. No, si aveva le bestie, so via. Però cioè, il padrone a metà era la sua, eh! Ah, ecco! Guaia! Poi mio povero babbo aveva paura che lo mandassero via, ci dava anche più della metà! Mamma mia! Perché se uno ti mandava via, il padrone se mandava via un contadino, non ritrovava dove andare. Perché dice, quello è un contadino poco buono, l'hanno mandato via! Ah, si spargeva la voce! Non era uno schiavo buono. Voi figli obbedite ai genitori in tutto. Voi figli obbedite ai genitori in tutto. Ok, ma finché sei figlio, Gio, nasce perché figlio, a un certo punto figli rimane per tutta la vita. No. Una mamma è un appendice. Te sei un appendice della mamma perché ti ha costruito. Il padre ci ha messo un semino, ma lei ti ha costruito proprio. No, basta, fermiamoci qui. No, aspetta, perché ti devo... No, ma hai già capito, hai condiviso. No, ho condiviso. Però per far funzionare la famiglia, questo è il modo giusto, che cioè, ci deve essere una specie di gerarchia, altrimenti se tu dici alla donna che tu comanderai adesso come fanno oggi, non funziona più la famiglia, infatti la gente si separa, cazzi vai. E la stessa cosa, oggi per esempio i bambini non li possono toccare perché gli hanno messo in testa i bambini di chiamare il telefono azzurro perché e quindi la famiglia la stanno a distruggere. Questo qua vale solo per una questione, cioè finché il bambino non c'ha la testa per pensare al posto suo, no? Finché non c'ha una famiglia sua, finché sta sotto la casa del padre, deve obbedire a questa regola qua. No, ma dopo te, quando vai via dalla casa del padre, è chiaro che dopo te non sei più nella famiglia. Sì, devo rispettarlo, è che devo obbedire. Ma te qui non sei andato via perché ti sei fatto la tua famiglia. Te vuoi fare una cosa molto diversa. È un primo passo, Giorgio. Nel mondo di oggi è un primo passo nel buio. Adesso invece il padrone, diciamo, è più sofisticato perché te leva i soldi con le tasse, no? È molto più sofisticato, no? Invece allora lo vedevi proprio che te prendeva così. Invece adesso te lo dicono con le tasse. No, ma poi qui era tutto pulito, c'era mio il bosco, niente. Quassù tutto pulito, tutto pulito da tutte le parti, qui tutti i capi, tutti, ognuno lavorava, campava nel suo posto lì. Ah, ecco. Il padrone e il contadino. Il padrone poi aveva più poteri, era più signore. Mamma. Ma un padrone se aveva due poteri era già un signore grande. Mamma mia. Perché la metà era la sua. Ma c'è mai stato un periodo che l'uomo sia mai stato libero? Invece le difficoltà ti rendono più buono, è come se ti stemperano. Per questo ci sono i Giovanni e tutti i cagacazzi che ci rompono i coglioni. Però vedi che ti rivolti, vedi a un certo punto. Avrei dovuto star zitto con lui. Però non ho resistito. Però per un mese ce l'ho fatta. Sai che ci passò le 11. Alle 2 arrivò i tedeschi. Per la guerra, non l'hai sentito, ma io l'ho visto. Chi li prendeva, li portava tutti giù a medicina, diceva, sotto, verso Ravenna, portava via. Non siamo mica tornati dopo mezzogiorno
a messa. Mamma mia. Ma fino a qua sono venuti a rompere le palle. Ma io, vedi, io sono in alfabeto, sono appena a fare la mia fila. Andavo un po' a scuola lassù l'Odole di qui. Salivo proprio, quando arrivavo in vetta quel poggettino lì, allora c'era una croce dove si vede, comincia a vedere. Sì, sì. Arrivò un bombardiere americano. Sembrava che dovesse cadere lì. Che è cascato questo, perché mi ha detto... È andato al là, mulino, là? Vicino al mulino. Sì, sì, sì. Che poi hanno usato sta dinamo per creare energia, no? Sì, sì, sì. Elettricità. Sì, sì. Poi li hanno portato qui. Ma io ho preso una paura, perché dopo sono arrivato e c'era lì a quel caso lì. C'era due contadini. C'era il padrone e l'operaio. Quattro famiglie in quella casa lì. Urlavano tutte, ora ci facciamo ammazzare tutti. Via, io sono scappato, sono venuto a casa. Ma voi le notizie le sentivate per radio, per esempio? Ma che a voce? La radio, niente, è così. Perché te sei in una fase che non dico che sei matto, capiscimi bene, non dico se sei matto. A Giorgio, hai, guarda, capito? La verità prima o poi doveva arrivare anche all'Ozzole. Ma... ed è arrivata finalmente. No, adesso ti bombardo adesso, vedi. Ancora mi stava a parlare che mangi zucchero e schifezze, se ho io gli elementi giusti. Ma guarda che cazzo stai a mangiare, ma io te l'ho spiegato il perché devo mangiare così. E poi, se è chiaro, se mangio dei panettoni, ma tutti, scusa, i giorni, lo zucchero poi... che ti dà energia nel breve tempo, e poi sparisce subito. No, quello è glucosio. Allora, te mangi il miele, ti ho detto che il miele è come lo zucchero, cosa ti devo dire? E te lo rifiuti, questo qui, chimicamente, hai cominciato a dire, i chimici sono tutti corrotti. Certo! Ti ho detto che i massoni sono corrotti, i giornalisti sono corrotti. Il miele, lo capisci? Lo capisci, il miele chimicamente e i chimici non sono tutti comprati in tutto il mondo. Ma tu devi è uguale il zucchero. Ah no, qualche sei coglione. Se rifiuti anche il processo chimico. Non comparare mai quello che ha fatto l'uomo con quello che ha fatto Dio, mai. Non ci sono paragoni. La chimica ha delle regole. I chimici ti sono dicono di ucciderci, già, di ucciderci. Ecco, questo ti dimostra la tua depressione. Leggi la Bibbia e te lo Ma che è la Bibbia? E te la conferma, la ci Bibbia stanno uccidendo, che Giorgio, no. Ci stanno uccidendo. La Bibbia che è, brava, fermiamoci qui perché sennò mi rovini la giornata. Sei scelto a tedeschi, sono passati, mattina preparatevi perché vi portiamo tutti via. Hanno dormito giù nella... quella casa vicino al fosso laggiù, ci stava il mio zio, c'aveva la porta, hanno dormito dentro al finaio, dove c'era il fieno, loro si la notte. Loro, gli aveva detto così, era il mio zio, la notte quando ci siamo andati verso mezzanotte, sono scappati, sono venuti giù a casa nostra qui, e di qui siamo andati da... La mattina avevano avvisato tutti, la mattina non ha trovato più nessuno, sono scappati tutti. La terra è piatta, Gio. Chi è che lo dice? Lo dici te? Lo dico io. No, e ora cominciamo a litigare bene. Lo dici te perché va, mi fa prendere, mi fa andare. Scusa, ma io dici che la terra è piatta. Quanto è durata tutta questa tribolazione, diciamo? Qualche giorno? No. Qualche giorno, però era tutta l'estate, per ripassare non più, arrivare al 15 o 16 settembre. Però tutta l'anno io avevo un fratello che era scappato, era andato laggiù, però si è andato a sparire, ma non aveva ancora 20 anni. Gli hanno trovato, le donne si prendono paura perché sono passati, cercavano se c'erano dei giovani. Hanno trovato il foglio dove c'era scritto tutti. Dici, questo qui dov'è questo? E un altro che era più grande... questo era il 25, quell'altro era il 23, per l'appunto era militare, era rimasto in prigioniero in Grecia, e gli fecero vedere le lettere, allora questo qui dice, se domattina lo mandate là a Maradi,
Noi quando ripassiamo bruciamo tutto. Non ci volevo mai andare. Fortuna che gli hanno mandato, perché dopo 15 giorni sono passati, non li avevano mandati, bruciava tutta la casa, e come fece qua, fece un massacro. Lo zucchero l'ha fatto l'uomo, quindi l'ha messo insieme a questi elementi l'uomo. Questi altri elementi del miele l'ha fatto Dio, nel senso l'ape l'ha creato Dio. Ma c'è la chimica, okay? È uguale. Ma no, Giorgio, e io ho fatto anche l'esempio. Ma anche lo guarda, zucchero Giorgio, l'ha fatto Dio, ha fatto le barbabietole. Aspetta, vabbè, ciao. È bello che oggi la gente si ammazza da sola, nel senso o si droga o mangia male, quindi sì, si ammazzano da soli, non c'è bisogno dei tedeschi ormai. Chi controlla veramente questi Mussolini, questi Hitler, è gente molto più potente, che sta in alto, più in alto di loro, e praticamente a loro gli è servita questa guerra, perché una volta che ci mettono paura con la guerra, noi praticamente accettiamo tipo la loro soluzione, perché praticamente loro vogliono piano piano togliere anche gli stati, no? Per esempio adesso stanno cercando di fare l'Unione Europea, no? La NATO, che hanno fatto tutte queste cose, cioè questa entità che sta oltre ai dittatori, praticamente sta cercando di avere sotto controllo più gente possibile, perché li controllano meglio. Perché io c'ho, il mio babbo aveva fatto anche la prima guerra, e per quella guerra lì avevo degli anni, perché era del 45, che è passato di qui, era del 95, sì, che aveva... Cioè, non... lui per la guerra del 15-18 era rimasto nel Monte Grappa per il congelato, gli avevano tagliato tutte le dita, lui le dita non l'aveva più. Cioè, e lui aveva la gran paura della guerra, perché lui l'aveva vissuto. Ma esatto, non sapeva niente. Esatto, cioè la gente normale non vorrebbe mai fare la guerra. Però sono quelli in alto che la vogliono la guerra. E noi alla fine siamo come coglioni, andiamo lì, ci facciamo macellare. Ma vedi, ora fuori d'Italia è sempre tutto in guerra. Sì, ma queste guerre, il terrorismo per esempio, è tutto inventato da loro, da sti stronzi. Ti ricordi l'11 settembre? L'11 settembre hanno buttato apposta i due grattacieli, sti stronzi, hanno messo la dinamite. Però nessuno lo dice in televisione. Perché così poi, capito, andavano, facevano la guerra e poi mettevano telecamere ovunque, perché dicevano poi c'è il terrorismo. Capito che fanno sti stronzi? C'è la gente nella seconda guerra mondiale, è morta per niente. Solo perché loro hanno inventato queste cazzo di guerre di merda. Andiamo a litigare con quest'altro, va. Ciao, grazie. Il miele, oi, lo capisci? Lo capisci, il miele chimicamente, e i chimici non sono tutti comprati in tutto il mondo. Ma tu devi, è uguale, hai uguale zucchero. Ah no, qualche sei coglione, se rifiuti anche il processo chimico. Non comparare mai quello che ha fatto l'uomo con quello che ha fatto Dio, mai. Non ci sono paragoni. La chimica ha delle regole. I chimici ti sono dicono... Sono dei coglioni, stanno cercando di ucciderci già.